Oggi, quotidiano Medicina Today, la medicina vera, quella della ricerca medica, delle scoperte scientifiche, le notizie più importanti del giorno sulla salute che provengono dalle università di tutto il mondo. Vediamo i titoli oggi. In aumento i tumori in Italia, specie tra bambini ed adolescenti, a causa dell'inquinamento. La Campania, regione prima in Italia con 59 comuni, tutti sul litorale Domizio-Flegreo e dell'Agro Aversano, secondo Sentieri, il progetto coordinato dal Ministero della Salute. La depressione, alcuni allucinogeni e anche la chetamina, in dosi giuste, ovviamente, in dosi calibrate, aiutano a contrastare la depressione, secondo gli scienziati della Università California Davis. Sempre più forte la relazione tra povertà e malattie mentali e la psichiatria, soprattutto in Italia, secondo i dati dell'OCSE e l'opinione della SOPSI, la Società Italiana di Psicopatologia. Attenzione alle sigarette elettroniche aromatizzate, provocherebbero disfunzione dell'endotelio dei vasi sanguigni, secondo uno studio della Boston University School of Medicine. Scoperta straordinaria, creata acqua dall'aria, dall'aria del deserto, destinata a rivoluzionare la vita di chi sopravvive in aree con siccità. Dunque aumentano del 9%, come avete sentito, i casi di tumore nei bambini e negli adolescenti, lo dice l'ultimo rapporto di Sentieri, un acronimo che sta per Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli Insediamenti Esposti al Rischio di Inquinamento, un progetto coordinato dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore della Sanità nei capitoli dedicati ai bambini e agli adolescenti. E secondo i dati pubblicati, vivere in siti contaminati comporterebbe un aumento di tumori maligni del 9% tra 0 e 24 anni. In particolare, l'eccesso di incidenza rispetto a coetanei che vivono in zone considerate non a rischio è del 62% per i sarcomi dei tessuti molli, 66% per le leucemie mieloidi acute e il 50% per i linfomi non Hodgkin. Chi vive nei siti contaminati da amianto, raffinerie, industrie chimiche e metallurgiche ha un rischio di morte più alto del 4-5% rispetto alla popolazione generale. I siti più inquinati d'Italia sono Brescia, inquinata dai pericolosi policlorobifenili scaricati dall'industria chimica, il polo siderurgico di Taranto, l'area del petrolchimico di Gela in Sicilia, le aree portuali e industriali di Piombino e Livorno. Questi i luoghi più inquinati. Quasi tutti questi territori sono ancora in attesa di una bonifica ambientale, in alcuni casi nemmeno mai iniziata. Ma il pericolo indotto sulla salute dei più piccoli dall'inquinamento dell'aria non è solo nostro, è un rischio planetario. 300 milioni di bambini, ma anche vedete qui nella computer grafica, tutti i siti inquinati, i comuni, sono 59 comuni in Campania super inquinati diciamo, dall'ambiente, dove ovviamente il Ministero della Salute ha alzato il tiro, ha aperto diciamo, l'obiettivo. Dicevamo, il pericolo indotto sulla salute dei più piccoli dall'inquinamento dell'aria non è solo nostro, è un rischio planetario. 300 milioni di bambini, dicevamo, nel mondo, uno su sette circa, respirano aria tossica e di malaria, 600.000 muoiono ogni anno. Il rapporto UNICEF, Puliamo l'aria per i bambini, mostra per la prima volta quanti bambini sono esposti all'inquinamento esterno e dove vivono in tutto il mondo. Le aree più interessate sono quelle di paesi a basso reddito. Tra le altre c'è il sud-est asiatico, dove si trova il numero più alto di bambini a rischio, l'Africa e l'area del Pacifico e dell'estremo Oriente. È chiaro che i bambini sono molto più sensibili all'inquinamento rispetto agli adulti. Priorità quindi è ridurre al minimo l'esposizione dei bambini. Le fonti di inquinamento, come le industrie, si legge nel rapporto Sentieri, non dovrebbero essere collocate vicino alle scuole e ai parchi giochi, mentre una migliore gestione dei rifiuti può ridurre la quantità di rifiuti bruciati all'interno delle comunità. Ecco un messaggio anche a chi gestisce le industrie, le fabbriche, la loro localizzazione anche dalle nostre parti.
Dunque, perché alcuni allucinogeni, lo dicevamo prima nei titoli, e la chetamina soprattutto, in dosi ovviamente calibrate, aiutano a contrastare la depressione. Da anni la comunità scientifica sta indagando ed in molti casi riscoprendo il potenziale terapeutico di quelle che oggi consideriamo sostanze stupefacenti e che per questo in Italia non studiamo affatto, e in particolare di allucinogene e di droghe psichedeliche. Molecole che dagli indizi raccolti fino ad oggi sembrano particolarmente utili nel trattamento della depressione e di altri gravi disturbi dell'umore. Da dove nasce la loro efficacia? Un nuovo studio appena pubblicato sulla rivista Cell Reports sembra aver trovato un indizio. Diversi allucinogeni, infatti, avrebbero la capacità di promuovere la plasticità neurale, la capacità del cervello di adattarsi, di mutare nel tempo, di formare nuove connessioni tra neuroni. Una caratteristica che li rende simili per effetti ad un'altra droga molto studiata in psichiatria, la chetamina, che potrebbe essere alla base della loro efficacia terapeutica. Nel loro studio, i ricercatori dell'Università California Davis hanno sperimentato gli effetti di diverse sostanze psicoattive sui neuroni cresciuti in provetta per verificare quali effetti avessero sul loro metabolismo e sulla loro anatomia. Ebbene, le analisi hanno rivelato che molti dei composti studiati hanno la capacità di modificare strutturalmente i neuroni, aumentando il numero di ramificazioni, chiamate anche dendriti. Nel caso della chetamina, infatti, l'efficacia antidepressiva della sostanza è talmente potente e ben conosciuta che l'FDA americana, la Food and Drug Administration, ha deciso di garantire una corsia preferenziale ai trial clinici che valutano farmaci basati su questa sostanza. Il nostro lavoro, dicono gli scienziati, dimostra che esistono un ampio gruppo di sostanze chimiche capaci di promuovere la plasticità sinaptica come la chetamina, e questo offrirà ai chimici una importante opportunità per sviluppare nuovi farmaci efficaci e sicuri per curare la depressione ed altri disturbi dell'umore. E dicevamo nei titoli di Quotidiano Medicina Today, c'è una relazione tra la povertà e le malattie mentali? Ebbene, la risposta è sì, purtroppo, soprattutto in Italia, secondo i dati presentati all'ultimo congresso nazionale della SOPSI, la Società Italiana di Psicopatologia. I dati dell'OCSE dicono che la disuguaglianza nel mondo è in aumento. Nei paesi più sviluppati, il 10% più ricco della popolazione guadagna 9 volte tanto il 10% più povero. In Italia il panorama è ancora peggiore, dicevamo, perché? Visto che da noi questo rapporto sale a 11. E la povertà porta con sé diseguaglianza, non solo sul piano economico, ma anche sul piano della salute. E la salute mentale, in particolare, è uno dei rischi in agguato per chi possiede di meno. L'Organizzazione Mondiale della Sanità riporta che i disturbi mentali sono in media 2 volte più frequenti tra i poveri rispetto ai ricchi, e tra le persone con i livelli di educazione più bassa o disoccupate si rileva il tasso di malattia più alto. Nelle fasce meno agiate la depressione è da 1,5 a 2 volte più frequente, il rischio di sviluppare schizofrenia è 8 volte maggiore. Ma attenzione, la diseguaglianza non è solo quella strettamente economica. Altre condizioni, infatti, rendono più esposte le persone al rischio di patologie mentali. La diseguaglianza di genere, ad esempio, 3 pazienti su 4 sono donne. La disparità di educazione, l'età, per esempio, gli adolescenti, infatti, sono i più colpiti. La regione di appartenenza, la solitudine, la povertà emotiva ed affettiva. A spiegare il legame tra le condizioni socio-economiche e il disagio mentale sono diversi fattori: l'impossibilità di mantenere uno stile di vita adeguato per sé e per la propria famiglia è causa di stress psicologico, e il confronto con chi ha di più genera sentimenti di sconfitta sociale e di vergogna. La povertà inoltre facilita l'isolamento sociale, l'alienazione, la solitudine, condizioni strettamente legate al disagio mentale. E vi è poi una componente intrinseca dimostrata in più studi. Crescere in una condizione di svantaggio socio-economico ha un effetto sullo sviluppo cerebrale dei bambini, influenzando diversi aspetti cognitivi, tra cui il linguaggio, la memoria e l'attenzione. Quindi andiamoci piano e combattiamo la povertà innanzitutto. E andiamoci piano anche con le sigarette elettroniche addizionate con aromi, perché ci sono indizi che
che danneggerebbero lo strato di endotelio dei vasi sanguigni. L'uso delle sigarette elettroniche, sappiamo, è in crescita esponenziale, merito anche degli aromi che vengono aggiunti allo svapo e che le fanno percepire come meno dannose rispetto alle sigarette tradizionali. I ricercatori della Boston University School of Medicine e che hanno pubblicato la loro ricerca su arteriosclerosis, thrombosis and vascular biology, sono andati dunque a valutare gli effetti a breve termine di nuovi aromi addizionati ai prodotti del tabacco a carico delle cellule endoteliali, quelle insomma che rivestono i vasi sanguigni. Le cellule endoteliali dei partecipanti allo studio che facevano uso di sigarette addizionate o meno con mentolo mostravano una ridotta produzione di nitrossido rispetto alle cellule endoteliali dei non fumatori. Le cellule endoteliali dei partecipanti allo studio che facevano uso di sigarette addizionate o meno con mentolo quindi avevano meno nitrossido che un nutriente, perché i ricercatori americani hanno cimentato delle cellule endoteliali isolate da non fumatori con mentolo ed eugenolo. Questo che cosa faceva? Riduceva la produzione di nitrossido. Al fine di valutare ulteriormente gli effetti degli aromi sul fenotipo delle cellule endoteliali, sono state utilizzate delle cellule endoteliali di aorta umana, incubandole con vari aromi come la vanillina, il mentolo, la cinnamaldeide, l'eugenolo, la demitilpirazina, il diacetile, insomma eucaliptolo, acetilpirazina per 90 minuti, tutti aromi, insomma, questi che abbiamo citato, andando poi a misurare il numero di cellule morte. La produzione di ROS, cioè i famosi famigerati radicali liberi, e la produzione di ossido nitrico. Ebbene, la produzione di ROS e la morte cellulare veniva indotto solo da elevate concentrazioni delle sostanze aromatizzanti. A dosaggi più bassi gli aromi inducevano solo infiammazione e una ridotta produzione di ossido nitrico, consistenti quindi con uno stato di disfunzione endoteliale. Quindi l'esposizione dei vasi agli additivi aromatizzanti riduce il rilascio delle sostanze chimiche, il nitrossido, come dicevamo prima, normalmente rilasciate per favorire il flusso sanguigno e aumentare gli indici di infiammazione. In entrambi i casi si tratta di indicatori di tossicità a breve termine, che però potrebbero avere sul lungo periodo e per i fumatori incalliti che svapano sempre una rilevanza in termini di tossicità cardiovascolare simile a quella delle sigarette tradizionali. Convincere tanti africani a non migrare ma a restare nella loro terra. Beh, forse uno degli strumenti può essere dare loro, per esempio, l'acqua potabile che oggi non hanno o hanno a fatica. E gli scienziati di un team della University of California Berkeley e del King Abdulaziz City for Science and Technology in Arabia Saudita hanno fatto una scoperta straordinaria: a raccogliere acqua potabile in una delle regioni più aride dell'Arizona come esperimento. Questo nuovo strumento, spiegano i ricercatori su Science Advances, potrebbe rivelarsi utile per tutte quelle popolazioni del mondo che vivono in aree aride in cui le risorse idriche sono scarse. Funziona a temperatura ambiente con la luce solare, senza energia aggiuntiva, e è in grado di raccogliere acqua nel deserto. Più precisamente, il nuovo dispositivo è stato testato a Scottsdale, in una città dell'Arizona, dove l'umidità relativa, cioè la quantità di vapore acqueo presente nell'aria, scende da un massimo del 40% durante la notte a un minimo dell'8%, pensate, durante il giorno. Per far funzionare il dispositivo, i ricercatori si sono serviti dei MOF, li vedete qui nell'animazione, che sono un acronimo che significa Metal Organic Frameworks, ovvero materiali cristallini con porosità molto elevata, in grado di immagazzinare grandi quantità di gas e liquidi che vengono poi rilasciati molto rapidamente appena questi materiali si riscaldano. Tra questi è stato testato anche il MOF 801 a base di zirconio, quello utilizzato oggi dai ricercatori, che si era dimostrato in grado di assorbire e rilasciare piccole quantità di acqua. Sono riusciti ad estrarre 100 grammi, cioè 100 millilitri di acqua, per chilo di materiale assorbente. Il loro dispositivo è composto da un contenitore all'interno di un altro contenitore. Quello all'interno contiene circa 0,2 metri quadrati di MOF per assorbire l'umidità, racchiuso in un cubo di plastica. Il coperchio del box esterno di notte viene lasciato aperto per far entrare l'aria e viene chiuso durante il giorno per far sì che con la luce solare la temperatura interna aumenti, proprio come funziona insomma in una serra, e avvenga
il rilascio dell'acqua catturata dall'aria durante la notte. I ricercatori hanno creato anche un altro tipo di macchinario a base di alluminio, il MOF 303, che nei test di laboratorio si è dimostrato in grado di assorbire più del doppio della quantità di acqua e sarebbe ben 150 volte più economico.